qua. Più di 59 milioni di uomini, donne e bambini sparsi lungo la penisola. Una comunità cresciuta di oltre il 4% rispetto a 10 anni prima, ci spiega l'ultimo censimento Istat. Ma attenzione, in realtà l'incremento è dovuto all'arrivo di centinaia di migliaia di cittadini stranieri che hanno scelto di vivere e lavorare nel bel paese, mentre le culle degli italiani si svuotavano, fino ad arrivare a un saldo negativo di oltre 250.000 individui. Una popolazione quindi destinata a invecchiare. Se l'età media si aggira intorno ai 43 anni, lo si deve alle forze giovani arrivate da oltre frontiera, mentre tra i nostri connazionali aumentano vertiginosamente gli over 65 e tra questi gli ultracentenari, che superano la soglia delle 15.000 unità. Si vive insomma più a lungo in Italia, meglio se nei comuni tra i 5.000 e i 50.000 abitanti, i quali registrano i maggiori incrementi di residenti. Se infatti le principali aree metropolitane, nell'ordine Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo, risultano stabili o in lieve calo, si assiste a una riscoperta della provincia come luogo a misura d'uomo. E più ancora di donna, visto che il gentil sesso può contare su quasi 2 milioni di rappresentanti in più. Chiudiamo con due curiosità. Se al sud il comune più giovane, Orta di Atella, in provincia di Caserta, età media 32 anni, quello più piccolo è al nord, in provincia di Sondrio. A Pedesina sono solo in 30 i residenti.